Radio Radicale, siamo col senatore Andrea De Priamo, di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato, per parlare del decreto elezioni. Allora, oggi sul decreto elezioni ci sono parecchi, oltre alle norme tecniche, sono stati inseriti altri emendamenti di tipo molto politico. Uno di questi ha riguardato il terzo mandato dei sindaci. Allora, io le volevo soltanto chiedere se la questione è definita o deve essere ancora chiarita e presto per fare una valutazione. Beh sì, è un tema su cui c'è ancora un approfondimento in corso. Ci sono degli emendamenti, in questo caso presentati dalla Lega, sul terzo mandato, e sono emendamenti presentati dalla Lega sul terzo mandato sia delle regioni che per i grandi comuni. Certo, noi stiamo ragionando sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio con un emendamento di maggioranza e quindi anche della Lega che fondamentalmente prevede un limite di due mandati, quindi c'è da studiare anche la compatibilità di questa proposta, però è all'attenzione del governo e della maggioranza tutta e verrà affrontata Quindi in è una ancora presto sì, per... verrà affrontata in una come sempre avviene, in una discussione, in confronto interno Certo, un alla confronto coalizione. democratico con tra la maggioranza e le forze d'opposizione. Anche certo. Oh, ecco, io le volevo chiedere questo. Sul voto per i fuorisede che sta succedendo? Allora, noi eravamo rimasti qualche giorno fa che il ministro dell'Interno aveva fatto sapere... non ci sono forse i tempi tecnici prima delle europee. Poi abbiamo visto che c'è stata questa accelerazione. Allora, come si sta procedendo? Allora, questo è un tema molto serio e una rivendicazione sacrosanta soprattutto delle associazioni giovanili, diciamo universitarie, che rappresentano gli studenti universitari di tutti gli orientamenti, che su questo sono davvero unite nel segnalare, ma non da oggi, insomma, da tanti e tanti anni, che quando ci sono delle elezioni con un valore politico, come sono ad esempio le europee, ovviamente anche le politiche, e per molti studenti che sono fuori sede, pensiamo soprattutto a quelli che sono a centinaia di chilometri da casa a studiare in università, diventa molto problematico andare a votare e quindi si cerca di consentire loro di poterlo fare. La Camera ha approvato un documento all'unanimità, ovviamente come dire, l'applicazione poi concreta come è normale, una serie di questioni tecniche. Quindi quello che non si è fatto per decenni noi ci troviamo a doverlo realizzare con una scadenza brevissima, quella delle europee. Ciò non di meno la Commissione ha lavorato, la Commissione Affari Costituzionali, il Presidente Balboni ha detto noi faremo tutto il possibile perché politicamente si mette il governo nelle condizioni di fare quello che può tecnicamente, quindi questo è il senso. Ma siccome il disegno di legge approvato alla Camera pur facendo il massimo dei tempi qui in Senato, ha comunque necessità di un ulteriore passaggio alla Camera per delle problematiche tecniche che renderebbero comunque necessario probabilmente appunto a noi una modifica ora e quindi un ulteriore passaggio alla Camera, sarà più praticabile la strada di emendare il decreto elezioni prevedendo in via sperimentale l'attuazione all'europea di un meccanismo che consenta ai fuorisede di votare. Quindi per noi è un traguardo importante e stiamo lavorando in questa direzione. Allora, teme il fatto che insomma, si riesca a farlo per le europee e non per le successive consultazioni. Allora, se passerà una norma del genere, passerà per le europee, non per le amministrative, e quindi dovrà essere fatto un altro provvedimento dopo. Ma per le amministrative il tema è un po' più complicato perché prevedere che uno studente possa votare in un'altra città per un'elezione da sindaco della sua città oggettivamente è una rivendicazione un po' più complicata da Certo. mettere in pratica, quindi sarà un tema tutto da analizzare. Io comincerei a fare un primo importante passo se riusciamo a farlo per l'Europa. E quindi non andrebbe fatta, secondo lei, una norma definitiva? Sì, andrebbe fatta una norma definitiva, ma sicuramente per le elezioni extraterritoriali, come possiamo dire, cioè che per esempio pensiamo agli studenti universitari che stanno fuori dal loro collegio delle elezioni europee, piuttosto che anche per quelli all'interno del collegio, ma che stanno a una notevole distanza, o per le elezioni politiche. Per
Sulle amministrative il meccanismo è un po' diverso, comunque è chiaro che il provvedimento, quello diciamo specifico, andrà comunque avanti, non è che sia RNA, andrà avanti e diventerà un provvedimento che regola la questione anche per il futuro. Intanto con il decreto elezioni però ci garantiamo, se quello è l'obiettivo, di consentire di votare l'Europa. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie come sempre al senatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.